essere più precisi, perché penso che qualcosa abbiamo creato, abbiamo sicuramente da rivedere i primi 20 minuti l'approccio alla partita, però per come siamo messi, per quello che abbiamo fatto, sicuramente meritavamo qualcosa in più e penso che sia inutile stare qua a dire passare o non passare, bisogna recuperare energie, abbiamo 10 giocatori e sarebbe follia pensare in questo momento, e la priorità in questo momento è recuperare i giocatori, perché passare dove si va se passiamo e non abbiamo giocatori? Siamo 10 giocatori contati, abbiamo preso pure in questo momento anche Politano e vediamo, e penso che il rammarico c'è, perché questa partita secondo me, se andiamo a vedere bene, il risultato di 2-0 è molto molto bugiardo. Senta Gattuso, tornando ai primi 20 minuti a cui lei faceva riferimento, lei ieri insomma in conferenza stampa ai nostri microfoni si era speso in maniera chiara sulle caratteristiche del Granada, squadra che difende con molto ordine, aggressivi, pronti a ripartire, verticale, pronti via, è successo questo. È veramente una questione solo di approccio, mentalità, fato, destino? No, non c'è nessun destino. Nel calcio non c'è destino, non c'è nessun fato, non c'è nessun destino. Sono errori. Loro hanno impostato la partita sicuramente sulla nostra sinistra, andavano a cercare la loro fisicità, volevano che Maksimovic rompeva sempre per andare a saltare e si buttavano sistematicamente due giocatori in quella zona là, e siamo stati dei polli. Abbiamo dato due o tre volte non delle buone coperture, le abbiamo pagate a caro prezzo. Senta, le chiedo un giudizio sulla prova di Osimhen, che era molto attesa. Ragazzi, Osimhen, l'ho detto già, Osimhen 93 giorni non sono pochi. È stato fermo, ha avuto un problema alla spalla, gioca ancora con una fasciatura perché ancora non è al 100%. Ma penso che non è solo un problema di Osimhen, è un problema che Osimhen deve trovare la continuità, la brillantezza per riuscire ad esprimere il suo gioco, perché sappiamo tutte le sue caratteristiche, in questo momento non ha tante pause, non riesce a scattare con grande continuità, questo lo sappiamo, abbiamo anche i dati, abbiamo i numeri e lo sappiamo, deve migliorare su questo aspetto, ma non è solo il problema di Osimhen, è un problema anche oggi, secondo me potevamo fargli male, siamo stati imprecisi, potevamo fare un qualcosa in più, però io lo spirito l'ho visto, non ho visto una squadra che è venuta qua e non ci ha provato, anzi ha fatto quello che è il massimo che poteva fare secondo me. Studio. Marani. Sì, Gattuso, secondo me, buonasera, secondo me manca un Gattuso in campo, nel senso, in questa squadra qui manca una forte radicata leadership. Le do un numero che citavo prima, 12 volte il Napoli è andato sotto, solo 3 volte è riuscito a rimontare in questa stagione. Vedo una fatica della squadra nel momento caldo, nel momento difficile, a prendersi il coraggio. Ci sta quello che dici, ci deprimiamo, dopo forse stiamo sempre là a pensare all'errore. Io penso che in questo momento, lo dicevo anche ad Elmas, che è un ragazzo giovane, che ha grande margine di miglioramento, ha sbagliato 2 o 3 volte e si deprime. Nel calcio si può sbagliare, l'importante è mettere da parte l'errore e continuare. Penso che noi tante volte stiamo là a rimarcare sullo stato d'animo, a rimarcare l'errore, penso che questo è un qualcosa che ci portiamo dietro con tanti giocatori, penso che è un qualcosa che si può migliorare, si deve migliorare sicuramente. Bergomi. Ciao Rino, farti delle domande è difficile, no? Con tutte queste assenze, con tutta questa situazione che state vivendo, ma volevo capire da te, l'ho fatta anche prima a Fabian Ruiz, allora prima di tutto mi ha detto che lui ci crede e questo è importante. Se capire che questa reazione nervosa che avete avuto, io ero a Napoli contro la Juventus, avete fatto una grande partita, e quindi se invece le partite dopo, no, che avete alternato anche in stagione, è più una questione fisica o una questione mentale, perché la reazione ce l'avete e poi dopo magari ricadete ancora nei vostri errori, che possono essere, come hai detto tu, quelle di essere un po' imprecisi o di non avere un approccio alla partita ottimale. Non si può parlare di condizione fisica, perché se una squadra non sta bene fisicamente non tiene il secondo tempo nella metà campo avversaria il Granada, perché se avete visto la partita il secondo tempo il Granada non ha fatto nulla, siamo stati là, abbiamo macinato il gioco, abbiamo creato e non è quello, devi vedere anche come prendi gol, dopo sei meglio di me che quando vai sotto di 2 gol la reazione c'è, ma penso che in questo momento non è una condizione fisica. Anzi,
senza cambi, senza niente. La squadra, Fabio Aruzzi oggi per esempio è durato 90 minuti, ha fatto quello che doveva fare, la squadra ha macinato il gioco e secondo me non è una condizione fisica, è una condizione che quando prendi due gol in quel momento là vai un po' in difficoltà, prendi dei gol che prima non li prendevamo, ultimamente li stiamo prendendo spesso in fotocopia e penso che in questo momento, specialmente quando vieni in Europa, devi mettere un po' di più attenzione. E salutarla, Gattuso, ci aiuta a capire, non tanto a noi, per i tifosi del Napoli, quanti giocatori e chi in particolare ha speranza di recuperare per la gara di ritorno? Non lo so, domani faremo la conta. Posso solo assicurare che non è facile, è molto molto difficile, è una situazione, è per questo che ho detto, noi oggi in questo momento la priorità, non dobbiamo pensare... dobbiamo pensare a domenica mettere in campo, fare la conta e dopo provarci, ma se non si recuperano i giocatori è difficile, ragazzi. Io non so se ci mancano 10-11 giocatori. Napolitano cosa ha fatto? C'ha male al costato e non riesce a respirare bene, fa fatica a correre, si fa fatica, non abbiamo 10 giocatori, capite che diventa molto molto difficile, però è inutile stare qua a piangere perché non serve a nulla e bisogna trovare le soluzioni. Buon lavoro, in bocca al lupo. Crepi, arrivederci. Grazie.